davvero intensissimo, con tanti nomi illustri, protagonisti del mondo della cultura, dello sport. E oggi, quella di oggi è in realtà un fuori programma, è una opportunità che gli organizzatori hanno giustamente ritenuto di cogliere, perché qui a Leuca, come da qualche anno ormai, trascorre le sue vacanze professor Sosio Giometta, filosofo e traduttore di fama internazionale. Sosio Giometta ha pubblicato da poco un dialogo filosofico che oggi presentiamo, il Senecione, che è un dialogo tra un anziano filosofo e una bambina di 14 anni, e sostanzialmente il dialogo, che è un po' lo stampo platonico, mette sul senso e sull'importanza della filosofia. Cioè, questo anziano filosofo spiega a una bambina che cos'è, a che serve la filosofia, che cos'è, a che serve la filosofia per gli individui e anche per la società, per il mondo. Ci sarebbe tanto da dire su questo libro. Partiamo dal sottotitolo, perché il titolo ce lo spiegherà l'autore, no? Senecione. Chi è questo Senecione, da dove deriva questo nome, ce lo dirà lui tra un po'. E però questo libro, nel rispondere alla domanda a cosa serva la filosofia e che cosa sia la filosofia, in realtà non è una apologia della filosofia. Anzi, perché il professore Giometta giustamente mette in evidenza sia le forze, i punti forti della filosofia, ma non nasconde le debolezze, i vicoli ciechi in cui si batte il pensiero filosofico e il pensiero umano in genere, ma anche di questo parleremo nel corso della serata. Cioè, leggere queste tematiche affrontate in questo modo, in un modo chiaro, in un modo che è facilmente coglibile da chiunque, e in un modo che rende alla portata di tutti cose che generalmente invece rimangono chiuse nei dipartimenti universitari, vorrei che poi altre cose le dirò dopo comunque, ecco, che ci dicesse il motivo di questo titolo, no? Senecione, da dove deriva, e soprattutto come Giometta ha risposto a questa, alla domanda delle domande: che cos'è e a cosa serve la filosofia. Il titolo Senecione non è il titolo originario. Io avevo intitolato questo libretto, questo dialogo filosofico, che cos'è e a che serve la filosofia. Ma un amico mi ha detto, un amico, uno scrittore di Vaglia, mi ha detto che in realtà questo dialogo aveva l'aria di un dialogo antico e che sarebbe stato bene, secondo lui, intitolarlo alla maniera antica, cioè col nome del protagonista, non so, per esempio Platone, Alcibiade, oppure altri nomi, eccetera, insomma. E io devo dire che questo, ho accettato con felicità questo suggerimento, perché mi diverte moltissimo aver dato titolo Senecione, perché alla fine Senecione significa anche il vecchione, e quello sono io. Dunque, questo è il titolo. Poi la domanda a che serve la filosofia, io spiego alla ragazza che in realtà si arriva a filosofare non per programma, ma per caso, perché accade questo a delle persone. E a me è accaduta una cosa strana, particolare, cioè da piccolo avevo le vegetazioni adenoidee, non so se le conoscete, meglio di no, se no che non le conosciate, perché comportano una deformazione del palato
ad arco gotico invece romanico, diciamo così, per prendere l'idea. E questo fa sì che uno poi sia con la bocca aperta e praticamente assume l'aspetto classico dell'idiota. E infatti, perché respira con la bocca, no, col naso, eccetera, insomma. Purtroppo la filosofia è un compito molto arduo, è un nemico, l'enigma del mondo, è un nemico invincibile in realtà. Ma questo non significa che la filosofia non serva a niente. Comunque, per tornare un momento alla questione delle vegetazioni adenoidee, quando poi io sono andato a Milano dopo la laurea e mi sono impiegato in banca, ho avuto appunto questa crescita forzata, accelerata, perché c'era stata questa pigrizia che mi aveva trattenuto troppo a lungo, e questo la natura non accetta mai di fermarsi, insomma. E quindi ho avuto dei disturbi mentali, secondo me ho rischiato una vera e propria malattia mentale. Alla filosofia, a quella vera, fatta di vita e non di parole, non si arriva per programma, ma per caso, e sempre per fatto personale, insomma, inaspettatamente. E poco più avanti, qualche pagina più in là, sempre parlando con Sara, Senecione dice: «Così, cara Sara, nacque per me la filosofia, come terapia. E così la considero da allora in poi, una terapia non solo per l'individuo, suo portatore, sano o malato, in realtà sempre un po' malato, perché il bisogno di eternità dei filosofi somiglia molto alla stagnazione mentale del tiroideo, ma anche per i soggetti maggiori, collettivi, la società, il popolo, l'umanità. Se la filosofia non è una terapia, per me non è buona filosofia». Gli animali crescono, vivono, muoiono senza consapevolezza, almeno così sembra a noi, insomma, perché in realtà non lo sappiamo. Certo. Però, anzi, Bruno ha molto insistito, mentre per Cartesio gli animali erano delle macchine, Bruno ha insistito che gli animali sono intelligenti, non solo dotati di istinto, ma dotati proprio di intelligenza. Quindi noi in realtà non potendo penetrare nella mente degli animali non siamo in grado veramente di capire e di dire che cosa loro provano, che cosa sanno, che cosa non sanno. Sta di fatto che spesso ci sorprendono con i loro miracoli, perché fanno delle cose che noi non ci saremmo aspettati. E comunque, gli animali però vivono senza consapevolezza, e gli uomini, se non avessero la razionalità, la filosofia, vivrebbero come gli animali, cioè senza distinto, diciamo, au jour le jour, cioè di giorno in giorno, senza rendersi conto. Per esempio, se scoppia una grande crisi, come scoppiata al tempo di Nietzsche, la crisi della civiltà occidentale, il tramonto dell'Occidente, come si dice, la filosofia non rispecchia la storia, la integra, è un'integrazione della storia. E quindi Nietzsche è stato, diciamo, come sono in genere i geni, che non sono dei miracoli spirituali come noi tendiamo a pensare, ma sono
delle persone che incarnano una certa crisi e che la avviano a una certa soluzione. Senecione a un certo momento dice: ma la gente non sa che anche se si può vivere senza occuparsi di filosofia, e tanti che se ne occupano farebbero bene a non occuparsene, come pure senza occuparsi di poesia o di politica o di tante altre cose, specialmente quando ci sono altri che se ne occupano, nessuno vive senza essere anche filosofo, cioè senza la dimensione razionale. Allo stesso modo, nessuno vive senza essere anche poeta, cioè senza la dimensione estetica, e nessuno vive senza essere politico, cioè senza la dimensione dell'uomo organicamente associato. La filosofia, come la poesia e la politica, è una dimensione costitutiva, storicamente stratificata dell'uomo. La civiltà è soprattutto opera della filosofia, e la civiltà ha trasformato la vita della giungla in cui mors tua vita mea, bellum omnium contra homines, eccetera, eccetera, cioè homo homini lupus, cioè la lotta feroce, continua di tutti contro tutti, dove ognuno ha tutto il diritto che è capace di far valere, cioè la forza. E quindi è una vita animalesca. Molti filosofi non sanno di essere dei comici, come molti comici non sanno di essere dei filosofi. La comicità e la filosofia sono sorelle in realtà, perché specialmente io vengo dal napoletano e secondo me Napoli, questi sono i geni, soprattutto napoletani, sia la filosofia sia la comicità. La comicità sicuramente, ma anche la filosofia, secondo me. Allora, questo testo, non l'avevo letto, lo dico adesso, nasce in realtà da alcuni eventi realmente accaduti, no? Cioè, questo è un testo fortemente autobiografico, nel senso che questo dialogo, che qua viene riportato e ampliato di verità, ha avuto veramente luogo, se non in questi termini, in termini insomma molto similari, vero professore? Sì, è stata una cosa in tre tappe praticamente, è stata una cosa vera, perché un mio amico che lavora, è redattore della Delphi, della casa editrice Delphi, mi ha detto un giorno: Sossio, mia figlia che ha 14 anni, che ha avuto con una compagna tedesca che poi se n'è andata e invece la figlia è rimasta con lui, quindi lui fa da padre ma un po' deve fare anche da mamma, insomma, alla figlia. Dice: mia figlia è nell'età delle domande filosofiche, mi farebbe piacere se tu parlassi un po' con lei. E così è stato. Io ho invitato lui, la figlia e un'amica sua, di lui, a casa mia, e ho cominciato a fare, abbiamo fatto una serata, lei faceva le domande e io rispondevo. Però il padre dopo mi ha detto che la figlia era stata molto contenta, che non aveva capito tutto, però molte cose le aveva capito, e anche quelle che non aveva capito però la facevano pensare, eccetera. La vita è la favola incantevole che a un certo punto finisce. Il bambino a cui la favola è raccontata si addormenta, noi pure, quando essa giunge al termine. È giusto accettare la fine della festa quando questa è finita. Si va a dormire. Pacatezza ed equanimità sono dunque il rimedio, il tentativo di rimedio specie nei casi felici, fortunati, diciamo normali. Il seguito, se c'è,
è ignoto, ma non ci deve preoccupare. Vivendo, non dobbiamo pensare che è la vita. Pensare al dopo, che non ha a che fare con la vita, è una stortura. Grazie a tutti, buona serata.